abbiamo fatto una buona prestazione, una vittoria meritata, devo dire. Ora dobbiamo continuare così, continueremo a allenare come stiamo facendo e cercare di continuare a vincere. Una vittoria importante, firmata anche da una tua rete, eri stato assente per via degli impegni con la nazionale, sei tornato e hai timbrato subito il cartellino dei marcatori. Questo Pescara non può fare a meno di Capone. No, dai, sono contento per il gol che ha aiutato la squadra a vincere. Quinta rete stagionale. Sì, sono contento di aver segnato e aver aiutato la squadra a vincere questa partita. Ce lo meritavamo e siamo contenti, ora ritorneremo ad allenarci e continueremo a fare del nostro meglio. Avete aggredito la Provercelli dopo il calcio d'inizio, come mai questo atteggiamento, questa cattiveria in altre gare si era vista solo a tratti? Sì, sicuramente arrivavamo da dei risultati negativi, oggi volevamo vincere, soprattutto per noi, per la gente che ci viene sempre a sostenere e abbiamo meritato questa vittoria secondo me e dobbiamo continuare così. Ora la conferma sabato prossimo alla Spezia, allo Stadio Picco, contro una squadra che comunque è squadra che in casa sa farsi rispettare. Sì, sicuramente come tutte le squadre, andiamo là per imporre il nostro gioco come sempre, cercheremo di portare a casa la vittoria e di continuare una striscia positiva.